I precari alla provincia di Agrigento, le procedure di stabilizzazione, le difficoltà, le interviste ai segretari Will, Aldo Broccio e CGL, Massimo Raso, Dario Piparo. Tutti sappiamo che questa è una situazione che... Auspico che il Parlamento approvi il più rapidamente possibile il DDL costituzionale che abroga le province. Queste le parole di Enrico Letta di qualche giorno fa, che pone davanti alla nazione una sostanziale modifica che dalle nostre parti è già prevista per la fine dell'anno corrente. Le province verranno abolite, i consorzi tra i comuni istituiti. Il tutto porta a una considerazione e a una domanda. La considerazione riguarda gli effetti della nuova disposizione, ciò che cambia in maniera più lampante è l'assetto politico. Non ci sarà più l'intermediario provinciale come possibilità di diversa presa politica sul territorio. I sindaci gestiranno il tutto, togliendo di mezzo quindi figure e istituzioni provinciali, elezioni e campagne elettorali, con le spese che conseguono. La domanda che invece sorge riguarda la destinazione dei lavoratori e dei precari delle province. E se su questa materia si attende la piena definizione della riforma, abbiamo interrogato alcuni rappresentanti sindacali della nostra provincia, come Massimo Raso della CGL e Aldo Broccio della UIL, che i nostri microfoni espongono la propria posizione. La novità politica più grande ha rappresentato la soppressione da parte di Crocetta nei confronti delle province. Molti si sono chiesti che fine faranno i lavoratori delle province, anche i precari. Ecco, in merito, qual è la posizione della sua sigla sindacale? Ma guardi, noi su questa questione avevamo indetto per lunedì un convegno a Sciacca, ed era il primo che si faceva in Sicilia. Abbiamo rinviato a seguito della visita del Papa e tutto quello che questa cosa ha comportato per la nostra provincia. Ritorneremo a farla questa riflessione, ed è una riflessione compiuta. Al netto delle garanzie che già sono state offerte in realtà per i dipendenti, il tema vero della scomparsa delle province non è cosa fanno i dipendenti hanno già avuto l'assicurazione che verranno, ora vedremo con quale modalità, recuperati, insomma, utilmente recuperati nei comuni, in altre amministrazioni. Il tema vero invece è chi governa lo sviluppo in un territorio. Cioè, come si governa un'area vasta di un territorio e come si fa in modo che quell'area vasta possa essere quell'agente di sviluppo che è o dovrebbe essere la provincia. Qui noi abbiamo il deficit di non aver avuto negli anni una provincia di cui essere orgogliosi, perché non è stata in grado di interpretare questa esigenza di sviluppo, per cui qualcuno ha salutato con grande piacere la fine delle province. In realtà i problemi che invece questa cosa pone sono davvero tanti, ma ne discuteremo nelle prossime settimane. Comunque entro l'anno dovremo arrivare a questi consorzi comuni e quindi sarà un dibattito su cui tutti quanti entreremo nel vivo nei prossimi giorni. Complessivamente ancora il disegno non è completo, non è definito, perché è anche il governo centrale che si deve pronunciare sulle nuove aggregazioni che sostituiranno le province, con ovviamente le nuove competenze che saranno loro affidate. Quindi, detto questo, per quello che riguarda i precari, io non parlerei solo dei precari della provincia regionale di Agrigento o delle province in genere, perché si parla di un calderone grande riguardante tutti i precari della pubblica amministrazione, rispetto alla quale la posizione della UIL a livello nazionale, quindi anche ad Agrigento, è quello di spingere il governo a stabilizzarli tutti.